Avete prodotto più energia. Punto F attraverso Francesca R a cura di Laura Nova. Guida. Oggi cominciamo in modo diverso. Partiremo con le vostre domande, a partire da te. Domanda. Da quello che mi hanno detto prima, dovrei cominciare con delle domande diverse. E una domanda diversa può essere questa. Voi all'inizio avete detto che avreste prodotto il fenomeno chiamato voce diretta, ma state già lavorando per questo? Guida, da quando l'abbiamo detto stiamo lavorando per questo. Domanda, come mai questo fenomeno e non altri? Guida, se si riuscirà a fare questa voce diretta, potrete sentire un suono breve che è più simile a quello che produce la mia vibrazione. Poi tu devi fare le domande che senti di fare, non quelle che ti dicono di fare. Per produrre la voce diretta serve il lavoro energetico. Il lavoro energetico è produrre energia che si veicoli tra di voi e che voi siate in grado di percepire e sentire. Unire le mani è solo un inizio semplice per percepire l'energia. Avete prodotto più energia con la vostra allegria che con le vostre mani. Ma per percepire l'energia prodotta da una vibrazione che passa attraverso un suono che voi siete in grado di emettere, dovete iniziare a percepirvi. E non c'è maggiore utilità del suono di una risata, perché la vibrazione che viene prodotta dal suono della risata è paragonabile e avvicinabile alla sfumatura della vibrazione dell'amore. Che cos'è la vibrazione dell'amore? La vibrazione dell'amore è la vibrazione dell'essere, quindi di ciò che è. E la risata, quando nasce dal corpo, non solo fisico, ma da tutto il corpo che arriva fino alla coscienza che vi caratterizza, si propaga e si trasmette come un'onda per quello che è. E quindi è una sfumatura molto vicina alla stessa vibrazione contenuta e presente nell'essere. Potreste obiettare che tutte le parole e tutti i suoni emessi siano sfumature dell'essere, perché vengono e sono contenuti. E potrei aggiungere che così è, ma la risata è più vicina al significato di amore, della percettibilità di quello che è il significato profondo dello stato vibratorio dell'amore. Lo stato vibratorio dell'amore che voi conoscete come pace, gioia, felicità, serenità. La risata si avvicina a quello stato e quindi a essere esattamente la sfumatura vibrazionale dell'amore. L'amore che cos'è? L'amore è essere perché è conoscenza e non conoscenza e racchiude il tutto. Quindi è il cosiddetto capolinea, non di arrivo ma di essere. È l'essenza stessa dell'essere. Vi è chiaro?